quindi provvedo a nominare. È un consiglio comunale estremamente rappresentativo. Ho avuto occasione di dire il sindaco in apertura che quest'aula è il luogo della rappresentanza politica. Questa è la cosa che condivido ed è dimostrato appunto dalle presenze importanti e significative che abbiamo. Sicuramente noi abbiamo il compito, io in particolare, di dare la possibilità alla Giunta di presentare i suoi progetti, discuterli e approvarli in Consiglio. Naturalmente stessa opportunità alle minoranze, sono stato eletto quasi da tutti e quindi ho un impegno importante, quello di dimostrare ai bolognesi che questo Consiglio Comunale saprà lavorare molto bene. Tutti sono intervenuti, fra l'altro nei tempi dati, e sono stati tutti interventi, secondo me, importanti, di spessore, che hanno dato indicazioni per il lavoro che dobbiamo fare. Mi auguro che si prosegua in questo modo, nel confronto anche duro, nel rispetto delle opinioni, e penso che questo Consiglio Comunale, visto che ha l'obiettivo di segnalarsi in positivo, saprà dare delle risposte importanti alla città e ai bolognesi che ci hanno votato. Auguro a tutti buon lavoro, a tutti noi, a tutti i nostri collaboratori che ci accompagneranno nei lavori, nelle sedute del Consiglio Comunale, e iniziamo la seduta dando il via all'appello. Segretario, prego l'appello. Accorsi Marina, Ara Daniele, Barceló Lisana Leonardo Luis, Bernardino. Poiché nessun consigliere chiede la parola, pongo ora in votazione a scrutinio palese. Voi eravate stati preparati prima e quindi sapete che si vota con la pulsantiera che avete di fronte. A voto palese la convalida del sindaco eletto nella persona del signor Flavio Del Bono e la convalida dei consiglieri comunali eletti dei cui nomi si è data in precedenza lettura. Apro la votazione. Votazione aperta. Naturalmente chi è favorevole vota sì, chi è contrario no, astenuto o non partecipa al voto. Tutti i consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 45, votanti 45, il Consiglio approva. Passiamo all'ordine del giorno successivo, che è il 166, elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale sulla base dell'articolo 40 del testo unico 267-2000 e l'articolo 25 dello statuto comunale. Ricordo che per l'elezione del Presidente nella prima votazione occorre il voto di 4/5 dei consiglieri assegnati, che significa 38 voti favorevoli sia per l'elezione del Presidente che del Vicepresidente. Chiedo se qualcuno vuole intervenire su questo punto. Chi vuole la parola? Consigliere Lo Giudice. Bene, il nostro statuto prevede che l'elezione di Presidente e di Vicepresidente siano espressione di un voto comune del Consiglio, di un accordo fra la maggioranza e la minoranza, perché al di là delle differenze politiche si tratta del ruolo di guida istituzionale di questo organismo, un ruolo che noi auspichiamo, così come lo statuto indica e prevede, possa rappresentare nella sua completezza di Presidente e di Vicepresidente la pienezza e la completezza del Consiglio Comunale. Siamo in attesa di conoscere la proposta dell'opposizione, naturalmente noi non faremo mancare che questo è il dovere istituzionale che lo Statuto ci richiede, il nostro consenso affinché Presidenza e Vicepresidenza possano essere effettivamente espressione del Consiglio Comunale. Il gruppo del Popolo della Libertà, Berlusconi per Cazzola, ritiene di indicare, unitamente al gruppo della lista di Alfredo Cazzola stessa e della Lega Nord, alla carica di vicepresidente l'avvocato Paolo Foschini, è un consigliere che molti di noi conoscono, ha comprovata
esperienza nel ruolo e a nostro giudizio ha le qualità morali per garantire tutte le minoranze in tutta la consiliatura, su tutte le votazioni e per tutti i ruoli. Quindi io consegno al verbale questa indicazione, di cui prego tutto il Consiglio Comunale di tenere conto. Grazie. Apriamo la votazione per l'elezione del Presidente, lo ricordo. Tutti i consiglieri hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 44, votanti 43, non votanti 1, favorevoli. Proclamo eletto Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Cevenini, cioè me stesso. A poche parole doverose, ho chiesto per i punti successivi ai consiglieri di limitarsi a 5 minuti negli interventi, quindi io non andrò oltre, per ringraziare naturalmente tutti voi, il sindaco di Bologna e tutti i consiglieri che mi hanno accordato la loro fiducia, un concittadino molto più importante di me in occasione dell'elezione significativa di Presidente alla Camera fece riferimento alla Madonna di San Luca, io volo molto più basso e ringrazio simbolicamente mia figlia che ha voluto che intraprendessi questo percorso da un palazzo non molto lontano, però in politica i palazzi a volte sono molto lontani. Ho fatto per 5 anni il Presidente del Consiglio Provinciale, dopo aver chiuso un'esperienza all'interno del Consiglio Comunale, da sempre un legame forte c'è stato con questo palazzo, con la sua istituzione, con le persone che ci lavorano, al punto che nella prima seduta di insediamento in Consiglio Provinciale, lì era comprensibile, mi rivolsi ai consiglieri chiamandoli consiglieri comunali, li ho chiamati consiglieri comunali anche nell'ultima seduta del Consiglio Provinciale. Mi impegnerò perché quest'Aula possa esprimere attraverso i suoi rappresentanti il meglio di se stessa, alla Giunta per dare la possibilità di presentare i suoi programmi, discuterli, affrontarli, ai consiglieri di poter esprimere, se di maggioranza, se lo desiderano e lo vorranno, il pieno sostegno, alle minoranze per chiedere conto alla Giunta della sua attività e proporre al Consiglio iniziative. È un impegno delicato per tutti noi, voglio ricordare, lo farò solo in questa occasione, però è significativo, che i bolognesi ci hanno accordato, e sto parlando di tutti i consiglieri comunali eletti e dei candidati sindaco, ci hanno accordato una fiducia, votando ovviamente per i sindaci candidati, ma votando singolarmente anche ognuno di noi. Per ognuno di noi c'è stato un cittadino che ha scelto una sola persona per rappresentarlo nella votazione all'interno del Consiglio Comunale. Credo che questo ci debba guidare nel lavoro futuro, pensando che tra 5 anni noi renderemo conto alla città di Bologna, ai bolognesi, del lavoro fatto. E se la stima e la considerazione nei confronti dei consiglieri comunali, della giunta comunale, crescerà rispetto all'attuale giudizio che viene dato sulla politica bolognese, credo che sarà un successo per tutti noi. Voglio ringraziare sinceramente il Presidente Sofri, il mio predecessore, che oggi per un piccolo problema personale non può essere con noi, però l'ho sentito al telefono, lo ringrazio anche qui per i suggerimenti, avrò occasione di incontrarlo. E con lui saluto gli altri Presidenti del Consiglio, è una carica giovane quella del Presidente del Consiglio perché nasce con l'elezione diretta del Sindaco. Quindi ci sono stati 3 Presidenti del Consiglio che nomino, i professori Flamigni, Marchetti, Sofri, 3 docenti universitari. Interrompo questa sequenza, non so se dare un valore o un significato a questo, però comunque è un dato oggettivo. Sarò il presidente di tutti perché tutti mi avete votato,
chiederò e lo farò simbolicamente in questo momento con questa dichiarazione. Affiderò al capogruppo del mio partito politico il mio voto in quest'Aula. I regolamenti non permettono, come sapete, di estraniare il Presidente dal voto, il voto e anche il voto del Presidente è determinante per il raggiungimento di una certa quota, di una certa quota di maggioranza. Di conseguenza, da subito dico che il voto del Presidente tecnicamente sarà affidato al capogruppo del suo partito. Per il resto avrete la mia piena collaborazione, l'appoggio costante e mi auguro che questo avvenga anche da parte vostra. Grazie a tutti.